Ciao a tutti, sono Giovanni e benvenuti. Visto che la mia attività concertistica e di insegnamento è temporaneamente bloccata per ovvi motivi, ho deciso di iniziare una serie di video nei quali parlerò di alcuni musicisti che sono stati fondamentali nella mia formazione. Quindi darò alcuni cenni biografici, molto sintetici, e poi vi consiglierò un disco che per me è particolarmente rappresentativo della loro cifra stilistica. Il primo musicista del quale voglio parlare è il sassofonista Sonny Stitt. Sonny Stitt, che è stato soprannominato Lone Wolf, cioè lupo solitario, a causa della sua attitudine a stare continuamente e perennemente in tour e in studio di registrazione, è stato un sassofonista contralto e tenore veramente formidabile. Ci sono anche sporadiche escursioni nel sax baritono, ma sono più che altro curiosità. Sonny Stitt nacque nel 1924 in una famiglia nella quale la musica era estremamente presente. Infatti il padre era un cantante d'opera, la madre un insegnante di piano e anche gli altri suoi familiari erano musicisti o dilettanti o professionisti. Quindi ha avuto un approccio alla musica estremamente precoce. Fin da molto giovane è stato indirizzato ad una carriera da musicista professionista e la sua dedizione in questo senso gli ha procurato una tecnica veramente notevole, soprattutto paragonandola ai musicisti a lui contemporanei. Nei primi anni è stato soprattutto un contraltista e, una volta diventato noto all'interno della comunità jazzistica, quello che gli è stato rimproverato dalla critica del tempo è una eccessiva vicinanza allo stile di Charlie Parker. In effetti, nelle prime registrazioni di Sonny Stitt, le similitudini fra il suo stile e quello parkeriano sono notevoli. Quindi l'accusa era che lui in un certo senso avesse copiato Parker. A mio avviso e di molti altri questa accusa è infondata. Infatti è vero che i due stili sono molto simili, soprattutto in questi anni, ma è vero anche che in effetti si sono formati sostanzialmente in contemporanea. Sicuramente Charlie Parker è stato il musicista più innovativo fra i due, ma le sue innovazioni in qualche modo erano nate captando elementi musicali che in qualche modo erano già nell'aria sulla scena jazzistica. Quindi è probabile che i due abbiano sviluppato uno stile simile in contemporanea e in maniera indipendente. Infatti entrambi erano ispirati dagli stessi musicisti, in particolare Lester Young. In ogni caso, Sonny Stitt, per liberarsi un po' da questa fama di clone di Charlie Parker, ha iniziato sempre di più a suonare il sax tenore, sviluppando un linguaggio estremamente lirico e ricercato su di esso. La cosa interessante, a mio avviso, è che Sonny Stitt riesce ad essere personale ed interessante con entrambi gli strumenti. Spesso, infatti, chi suona sia il tenore che il contralto ne ha uno come strumento di lezione e l'altro come strumento secondario. Sonny Stitt, invece, suona entrambi allo stesso livello e con la stessa intenzione. Quindi si può dire che è un maestro sia del tenore che del contralto. La lista delle sue collaborazioni e delle sue incisioni è pressoché infinita. Infatti, Sonny Stitt ha avuto una carriera movimentatissima e ricchissima che si è estesa dalla fine degli anni 30 fino alla fine degli anni 70. Lui è morto nel 1982 e non è mai rallentata nonostante i problemi di alcolismo che spesso lo affliggevano. Il disco forse più famoso che ha inciso è il disco che ha inciso insieme a Dizzy Gillespie e Sonny Rollins, che è Sonny Side Up, dove c'è una versione di Eternal Triangle, che è un rhythm changes estremamente avvincente. Ma il disco che voglio consigliarvi è un altro, che è leggermente meno conosciuto, ma a mio avviso ancora più esplosivo. Questo disco è Sonny Stitt Sits In with Oscar Peterson Trio, che è appunto un disco nel quale Sonny Stitt fa da ospite al trio di Oscar Peterson, che come tutti sanno era un pianista formidabile. In questo disco Sonny Stitt dà veramente il meglio di sé e dà tutto il meglio del suo stile sia al contralto che al tenore. Ci sono brani pirotecnici a ritmi vorticosi, così come ballad piene di lirismo. E c'è una presenza massiccia dell'elemento blues, che è una delle caratteristiche peculiari sia di Stitt che di Peterson. Inoltre è interessantissimo il modo in cui Peterson accompagna Sonny Stitt. Infatti Oscar Peterson era uno straordinario solista, ma era anche uno straordinario accompagnatore. Infatti
Infatti il trio di Oscar Peterson sembra quasi ricreare l'impatto dell'orchestra di Count Basie, tanto è la sua dinamicità e spinta verso il solista. Quindi è un disco assolutamente da ascoltare, anche perché ha una caratteristica che non sempre è presente nel jazz degli anni 50 e degli anni 40, cioè che la registrazione è veramente di alta qualità. Cioè, il disco sembra registrato adesso, si sente benissimo. Credo sia stato anche rimasterizzato recentemente, quindi si può ascoltare nella massima definizione possibile. Quindi questo è il disco che vi voglio consigliare oggi e prossimamente vi consiglierò altre registrazioni. Spero sia stato di vostro interesse, vi invito a seguirmi sulla pagina Facebook Giovanni Benvenuti Music e ad iscrivervi al mio canale YouTube.